Benvenuti su Rumors. Visto che siamo fantasiosi, torniamo oggi a parlare di dissing, osservando che ci ha regalato il 2016. Risale a pochi mesi fa un video in cui Gali racconta un aneddoto circa il pezzo L'Italia in mano ai miei. Che quando fecimo L'Italia in mano ai miei, questo rapper famoso mi disse: cambia ritornello, non è vero che l'Italia è in mano ai tuoi, cosa stai dicendo? L'artista risponde così dalla cucina di casa. Perché l'umiltà nel pop italiano è fondamentale. Bisogna rimanere umili. Umili. Nel pezzo cantante italiana contenuto in Santeria, il rapper milanese, insieme a Marra, ha a sua volta chiamato in causa molte cantanti italiane, recitando anche: non è sempre rap, infatti va benissimo così. Marra passa da status agli stati su Facebook solo per discutere con Dolce Nera, ma presto i due chiudono la faccenda. Si riaccendono rancori a colpi di Twitter anche tra Marra e Grido. I due, nella traccia pur di fanno anche velati riferimenti probabilmente indirizzati ai colleghi, fondatori di Newtopia. Vabbè, l'avevo scritto anche una volta in un tweet, insomma avevo fatto una collaborazione con Fedez anni fa. Ok, è andata. Avevo scritto che era il mio più grande errore. Rimugino. Per la risposta degli interessati dovremo attendere il loro prossimo album, forse in uscita l'anno prossimo. Salmo accusa Rovazzi di aver plagiato parzialmente un suo video nel nuovo pezzo dello youtuber, video a cui ha tra l'altro contribuito anche Macete Arte Films. Il giudice di X Factor interviene in difesa dell'amico e per ora i rancori restano su internet. Cioè non siamo umani, siamo un'altra cosa, capito come? Siamo gli alien. Siamo esseri umani. A non essere particolarmente amata è anche la Dark Polo Gang, su cui punta il dito Achille Lauro. Questi che dicono vendo la droga sperando di andare di moda. Al collo hanno 10 collane ma quando passiamo nascondono l'oro. Chi è Tony F? Tony F è uno della Dark Polo. Disegni scritti addosso come una lavagna. Capelli colorati, penso di essere Lady Gaga. Penso di essere il nuovo papa, una croce d'oro al collo così so che Dio mi guarda. Anche Jamie Tyz tira una frecciatina alla DPG. Ho sentito il vostro ultimo pezzo, regà. Anna tempo non vi piace, eh? Che non viene a Jamie Tyz. Stai là a rosicà con quelle cazzo di carie in bocca perché non fai un euro. Esercio le carie. La gang non si infama. Allora, è una vera gang in... Dai, veramente, ma cioè, me li mandate sti Dark Polo Gang a casa? Vi prego. Anche quelli di Cinisello, me li mandate a casa. Siamo pronti a fare a schiaffi, a fare a pugni, ma anche a berci una cosa insieme. No vabbè, chiedo scusa a Mir se ti ho dissato, però ho bevuto 14 grappe e sinceramente dopo questa... Fra, ma perché intervisti quella gente? Ma tu hai bisogno di quella roba? Tu non hai bisogno di quella roba, tu sei uno serio, Fra. Mentre la Dark si consola coi props della famiglia Morandi. Un saluto, Tony F, sei il mio mito. Bella perfide Gianni Morandi, bella Gianni! I vari artisti assumono una posizione di critica verso la nuova tendenza e i suoi esponenti. Sta nuova generazione poverina, senti questo come rima ed in colpo alla codeina. Sembri il peggiore dei valletti, non rappi ma cialetti con stupidi balletti e lo sacco. Hai presente tutti questi rapper che usano l'autotune? Sono robot, mandati sulla terra per distruggerla. Ironizza come suo solito nella serie Rovesciade, realizzando una videoparodia musicale dell'ormai sempre più abusato tema, bravi ragazzi nei brutti quartieri. Anche Salmo ironizza sugli stereotipi trap, come su molti altri generi, nel video Mr. Thunder, nel suo caso però, Sfera si sente chiamato in causa quando intervistato da una nota testata gli viene chiesto cosa ne pensi del video dissing rivolto a lui da Salmo. Sfera sostiene che le nuove tendenze dovrebbero essere incoraggiate, e non osteggiate come nei pezzi di Salmo. In seguito Sfera comunica su internet di aver chiarito con Salmo senza però cambiare la sua posizione, pur dichiarando di non essere in faida con nessuno. Salmo, che di dissare Sfera non aveva intenzione bensì puntava a una parodia di quelle che sarebbero state le nuove tendenze, attacca duramente la rivista, colpevole di aver usato il suo nome per spingere l'intervista di un giovane artista italiano. L'artista di Cinisello pare volersi lasciare alle spalle anche la faida con il concittadino Vegas. Chiarisci la faida con Vegas? Non so chi sia. Ale mi trova bello, curio testi 100 tanti sul basso, tu su molto bello. Poi c'è uno zio che, ha un fratello che, ha un nonno che, ha un padre che, ha un nipote che, ha un amico che, ha guidato una Mercedes. Cinisello Balsamo, mi dispiace dirvelo, ma non è la città di Sferbasta. Vedi la Cina Cinisello, te non c'è traccia, tu parli e basta. Forse scocciato per essersi visto negare un beat da Charlie. Volevi beat di Charlie, ma non li sai usare bro, è per quello che adesso te la prendi.
muove un dissing verso BHMG e affiliati. Tira schiaffoni tipo film di Mario Merola. Non fate paragoni se c'è il divario di un'epoca. Trocarvi con la merda che vedono in farmacia non vi farà più grandi, siete cazzoni, ma quale supremazia? Charlie risponde con video e immagini in cui insulta Rocco Hunt. Anche Tedua risponde su Facebook. Rocco Hunt risponde in un commento per chiarire la situazione. E Tedua mette fine alla situazione con un post. Contro la Wild Bandana e la Trap puntano il dito anche Ercosta e Lil Pin in una traccia di Madman. Eppure Jamil ricorda di essere stato il primo, rivendicando il territorio in una traccia uscita recentemente. Ho già fatto la bandana con la scritta, il gesto con le dita e le braccia come un mitra. Jamil quest'anno aveva già avuto una disputa online con un artista del cast del film Z che rivendicava il diritto sull'espressione calze con le ciabatte. In cameretta con i bong parli di me, hai fatto giusto un film e non so che farci. Prendi pugni pure lì fra Gordon Blay, vai dati cucina Gordon Ramsay. Dopo qualche post e una risposta in rima mettiamo la parola fine a questo episodio. Forse non sapevi che Fabri Fibra dovrà risarcire Valerio Scanu perché il suo brano A me di te ha offeso la reputazione del cantante e del programma Amici. Secondo il magistrato il rapper avrebbe leso Scanu facendo riferimento con scherno ai suoi orientamenti sessuali. Il rapper, oltre a dover pagare una multa, ha dovuto versare al collega anche una provvisionale di circa 20.000 euro.